resort, suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? It was up my night tonight. Chances are that I might. Mutilation out of sight. And I'm contemplating suicide. Cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind. Della WLF che non si ferma mai, neanche questa grandissima, diciamo, mini federazione della WLF. Oggi lo show è davvero entusiasmante, perché è vero, non ci sarà David Johnson, come sappiamo, il campione della WLF, ma avremo comunque sempre il grande spettacolo. Ora andiamo con il ring, perché arriverà il general manager della WLF, ovvero Bobby Orton. Orton, l'amministratore della WLF, lui che ovviamente fa parte della dirigenza, uno dei più importanti della WLF, lui, John Pranzo, Matt Pranzo, il presidente, ovviamente Triple H, poi ce ne sono altri che ovviamente non sono classificati in quanto in ordine di importanza, però sentiamo le parole di poi Orton, perché è lui che gestisce le cose qui in WLF, e lo sta facendo molto bene. Sentiamo dunque le parole di Bobby Orton qui in WLF. Welcome to WLF, guys. As you know, tonight the WLF champion is not here, David Johnson, but it's nothing. Cause I swear to you, this show will be awesome. You know what? Because of what's happened last week in Extreme Rules, I realized we gotta know who really is the best. Last week here, Hody interferes during the main event, and Dante lost his title match against David Johnson. However, at Extreme Rules, Dante got his revenge, destroying him. But I can't stand to see any draw here. And that's why our main event will be Dante versus Oddi. Who tries to interfere will be fire from the WLF. So guys, enjoy the show. I hope you like that. Quindi clamoroso l'annuncio da parte di Bobby Orton, che annuncia dunque come il nostro main event sarà Dante contro Oddi, dove non potranno esserci interferenze. E beh, passiamo al nostro primo match della serata. Sono tre in tutti. Eccoli qui che Dusty Roberts ha annunciato di tre partecipanti dei sei. La prima squadra, gli Enigma, Six, Paul Jason e Leonard, si affronteranno il trio della corporazione. Corporation. Abbiamo MVD, Big Mike e Ildeburg che formano la corporazione. È una bella sfida ad eliminazione questa, un six man tag team match eliminazione sicuramente molto molto interessante tra le due bande della WLF. Dunque iniziare il primo match di questa bellissima edizione da WLF, che è partita con il botto, un grande annuncio di Bobby Orton, dell'amministratore, il, posso chiamarlo general manager,
qui della WLF, che ha annunciato un evento da Paolo, Dante contro Oggi, una rematch praticamente da Extreme Rules, dopo che Dante era stato gabbato da Oggi quando Dante aveva sfidato David Johnson proprio il titolo della WLF. David Johnson l'ha mantenuto, non dico grazie all'interferenza di Oggi, ma quella è stata un punto a suo favore fondamentale, anche ingiusto secondo me. E poi Extreme Rules Dante gliel'ha fatta vedere, però in quel caso Oddi era stato anche colpito in precedenza probabilmente dallo stesso Dante, quindi era nel match era un po' così, un po' non al meglio Oddi, mentre Oddi e Dante sono al meglio delle loro condizioni e ne vedremo delle belle qui in WLF. Sicuramente questa federazione a me sta piacendo, questa mini federazione satellite della WWF, perché qui veramente i lottatori possono crescere e mi sembra la cosa più adatta secondo me, anziché mettere un roster, la cosa più adatta forse una federazione. La differenza è che nella federazione satellite ad esempio Six può lottare sia qui sia senza mettere un roster, o uno lotta per lo più, 99% delle volte lotta per lo più in nella roster di appartenenza, e quindi non c'è troppo possibilità di movimento, di libertà di spazio insomma. Ildeburg qui, il frustare irlandese, la corporazione è molto brava in coppia, ma Six che non ci sta, attenzione, lo mette lui a modo di pistello, sarà un match di eliminazione quindi abbastanza duraturo. Lo Six mira Ildeburg, potrebbe essere l'anello debole di questa squadra, Ildeburg che insomma non trova importante affermazione da troppo tempo. Mi sembra che Six punti proprio sullo scozzese, MD invece mi sembra in buonissima condizione in questo ultimo periodo, e poi c'è Big Mike che insomma lo conosciamo, non è furbissimo di certo, ma è uno insomma che fa della potenza al suo cavallo di battaglia, e basta guardarlo, pesa 180 kg per 1,90 m. Attenzione qui, entra un'ora sotto missione, e anche le corde Ildeburg comunque riesce a vincolarsi dalla manovra. E poi attenzione, DDT! Ottima manovra da parte di Ildeburg. Ma Six ovviamente è uno che nell'ultimo periodo ha imparato molto a incassare le manovre degli avversari, perciò dal punto di vista della resistenza sul ring è migliorato notevolmente. Ovviamente sulla terza corda Ildeburg, attenzione, pronto per un superplex dalla terza corda. Eh sì, qui Six questa manovra però fa male. Superplex sta lì, mamma mia ragazzi, qui potrebbe addirittura chiudere il match. Non lo fa però. È una manovra, tenta una manovra molto strana. Qui sbaglia Ildeburg, ce l'aveva in mano il match e qui l'ha lasciato sfuggire. Ancora salta Ildeburg alla meglio, ancora! E c'è un braccio dei sorvastanti, eh sì. Mamma mia ragazzi, questo Ildeburg è devastante. E ancora, mira lì, posso di sotto missione, un triangle stretch. Però Six è uno molto abile e elastico a liberarsi di queste manovre. Lo prende al volo, mamma mia che mostra l'arte marziale di Ildeburg. Ildeburg è uno ucciso a fare, Six vorrebbe il cambio, anche perché Leonard e Paul Jason a questo momento del match diventano fondamentali anche per far riprendere via da Six, ma soprattutto perché in quel caso cambierebbe il vento della il vento del match. Attenzione qui, Ildeburg sbaglia Six, attenzione crucifix, però non riesce nel pin nello schieramento, però bravo Six, devo dare il cambio forse a Paul Jason, eh sì, però a Paul Jason, vediamo se entra subito nel match, invece no, Ildeburg, pugno chiuso, l'arbo qui non l'ha visto. E poi attenzione, mira gli arti superiori, è bravo, bravo Ildeburg, questo ci sa fare, però attenzione, Paul Jason è fresco, Joe Breaker, attenzione, Ildeburg qui è stordito. Ancora Jason, ma Ildeburg lo prende, Jason si divincola molto bene, attenzione qui, che si inventa, a riuscire qua, ancora all'angolo, perde troppo tempo, Ildeburg ancora un altro braccio teso, che bel match da parte di Ildeburg, dopo un inizio un po' così così, si sta rifacendo molto, Ildeburg lo solleva, attenzione, rivestiti, grande manovra di John Jason, poi passi col kick, non bene, lo colpisce sulla sua nuca. Comunque l'ha colpito, anche se qui Ildeburg sarà meglio, si vedrà il cambio, la corporazione tenta più cambi, inverte il suplex, cogliono delle corde, aia, questo fa male. E poi c'è Big Mike ora che ha una potenza distruttrice, lo prende, Gorilla Press Slam in arrivo, attenzione, aia, che legnata ragazzi, mamma mia che legnata. Eh sì, qua Big Mike colpisce duro, si sa, i due hanno iniziato già tre volte, poi già lo ha battuto due volte. Però
attenzione, ora Bugia Sara stava anche precedentemente stordito, ora Big Mike sembra che sta meglio, d'altronde Big Mike è un colosso del ring, è uno dei più grandi adesso in WLF, se non il più grande, 185 kg precisamente per 1,92 m. Big Mike lo va a prendere, attenzione alle spalle, Bugia Sara senza difese, ancora entrano cambi importanti, quelli della corporazione che dall'altra parte c'è tanto un cambio. I fan sono un po' delusi da questa poca brutta prestazione delle lingua. E mi dite che qui, cosa fa, è pronto? Mi stai cantando in arrivo, non ci credo, no. Jason non c'è più, poi Jason non c'è più. Tenta la manovra, ma ancora MBD, Alabama Slam in arrivo, Alabama Slam in arrivo, lo schermetta al suolo. Che forza, stavolta con Jason è finita. Però non lo schiena, sa che è uno dura duro. E muore il muscle crab, attenzione! E arriva Leonard qui a salvare Jason. Tra MVD, quando è entrato nel match, ha fatto super la differenza, ma si col kick. Lo prende in striscio. You look at this, can you believe it? This is an undying will to succeed. Attenzione, NBD lo prende ancora in consegna. Next suplex, aia, quale ha fatto male. NBD è proprio forte in questo ultimo punto. Braccio tesa uno, fa un altro. E qui penso che Leonard debba fare la differenza non appena entra nel ring. Leonard, attenzione, lo va a schienare, deve intervenire uno, due, e arriva, ok, già non si era divincolato lui stesso, però un match veramente molto interessante. Attenzione, uno, stavolta Jason era meglio, mira gli antiferiori, Rolling Thunder, che manovra da parte di Jason, spettacolare, però deve essere più costante, non ce la fa, MBD ancora, questa MBD è stata la più del diavolo. L'esperienza, è tornato 3 anni e mezzo in WLF, ha imparato molto, la rivalità con Leonard, la rivalità contro l'Evolution con la TWF Society, il prediletto di Joe Pranzo. Attenzione, spinning kick da parte di Jason, attenzione, riuscito, vediamo chi la vince, Big Mike. Attenzione, Tree of War da parte di Big Mike, poi stepper e poi sideboard stretch, buona manovra per indebolire gli arti superiori, la schiena della cara della lottatore canadese. Attenzione, mossa di coppia, Ildeburg e Big Mike, ma attenzione, si rialza immediatamente qui, ma c'è un braccio di sole bastante di Big Mike, chiude forse il gioco e Big Mike lo vede sulla di Ildeburg. 1, 2, arriva Six Eight, ma comunque suppongo che Jason si sarebbe rialzato, non lo tiene Big Mike, comunque aveva buttato le corde. Attenzione, ancora DDT stavolta, acrobatic DDT, mamma mia ragazzi, come non entra Leonard, ma attenzione, c'è Big Mike da ringa e Leonard non è il più, ovviamente è il più potente 3-3. Forse è un po' più di muscoli, ma è più basso, quindi insomma l'altezza qui conta. Serie di colpi alle arti inferiori, ma belli non belli. Big Mike è fortissimo questo Big Mike, mamma mia ragazzi, ancora qui niente da fare, è una salta meglio. Attenzione, il braccio di sotto sulla schiena, lo deve colpire dovunque se vuole affondarlo. Andreg, attenzione, lancio di braccia, attenzione, springboard body splash, Big Mike lo distrugge qua, lo va a prendere, backbreaker al volo, no, niente da fare, combat shot, il match veramente entusiasmante tra queste due squadre che vogliono il predominio della WLF, soprattutto insomma la corporazione dal punto di vista illegale è sicuramente superiore, vuole distruggere chiunque qui da WLF fino ad arrivare in vetta al Danny Johnson, e sappiamo che tolti questi tre a fine Danny Johnson potrà ritrovarsi tutti e tre contro, anzi tutti e quattro contando anche Callino, che dopo dovrà vedere salutare da Nicole, altro membro dell'Enigma, dato che in realtà l'Enigma non sono solo questi tre, ma ci sono anche Adrian Nicole e Danny Johnson, Six e Danny Johnson sono campioni di coppia, per cui loro hanno formato la gang.
però insomma qui in WLF c'è anche la corporazione che se dovesse vincere questa battaglia potrebbe anche andare direttamente a Rising Sun a comandare. Vertical suplex